Sbarcati a Catania, 100 dei 440 migranti salvati dalla Geo Barents, provati dopo i giorni trascorsi in mare in condizioni meteo proibitive. La gestione dei flussi è stata al centro dell'incontro tra il presidente della regione Schifani e il capo dipartimento del Viminale Valente. Il servizio di Maurizio Di Lucchio. Le coperte e i cappellini per ripararsi dal freddo in una notte che non sembra di primavera. Sui volti ancora la tensione per gli oltre 4 giorni passati in mare alla deriva. Sono sbarcati a Catania 100 dei 440 naufraghi salvati dai volontari della Geo Barents. Gli altri sono diretti a Brindisi. Ad accompagnare i 100 dalla nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere verso il porto una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti si trovavano a bordo di un peschereccio alla deriva nelle acque SAR maltesi, un'operazione di salvataggio, quella della ONG, particolarmente complessa. Le persone hanno viaggiato e sono rimaste in mare diversi giorni in condizioni veramente limiti e tra l'altro senza acqua e cibo. E proprio le migrazioni verso le coste siciliane sono state al centro dell'incontro tra il presidente Schifani e il capo dipartimento del Viminale Valerio Valenti alla presenza della prefetta di Palermo. Sul tavolo il potenziamento dei centri di accoglienza già deciso dal governo a partire da quello di Lampedusa e la distribuzione a livello nazionale dei migranti sbarcati sull'isola. Secondo il governatore si va verso lo stato di emergenza a causa delle nuove ondate migratorie in arrivo ed è necessario intervenire sugli stati di partenza, tra cui la Tunisia.